Torna la mostra d'Oltremare da giovedì 30 a sabato 1 aprile Energy Med, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica che giunge quest'anno alla 10ª edizione. La manifestazione leader nel centro-sud vedrà protagonisti i settori più innovativi del comparto green. 10.000 metri quadri di esposizione accoglieranno 200 aziende specializzate provenienti da 15 nazioni. Sarà l'occasione per confrontarsi e provare le novità sul mercato in tema di efficienza energetica, riciclo, mobilità sostenibile e automazione degli edifici. In 10 anni di Energy Med noi siamo stati testimoni di un'evoluzione rapidissima delle tecnologie. Parliamo dei pannelli fotovoltaici che sono passati da rendimenti del 10% al 25%, parliamo anche delle semplici lampadine che noi tutti abbiamo in casa, da quelle a incandescenza che erano più delle piccole stufe che dei veri dispositivi per fare luce, alle lampadine ad alta efficienza e al LED dei giorni nostri. Ma abbiamo ad Energy Med tutto ciò che serve per climatizzare, quindi per fare caldo e per fare fresco con efficienze sempre maggiori, cioè per assicurare condizioni comfort nelle case, negli uffici, nelle industrie con consumi sempre ridotti. E quello dello spreco energia è uno dei must di Energy Med. Le novità sono tantissime, abbiamo anche i droni, quegli aeromobili telecomandati che sono molto utili per le attività nel settore ambientale, sono in grado di verificare il funzionamento di grandi impianti fotovoltaici grandi quanto i campi di calcio. L'evento, che prevede un ricco programma di convegni e momenti di formazione gratuita, è realizzato da ANEA e promosso dal Comune di Napoli, che negli ultimi anni ha investito nel campo della sostenibilità con politiche tese al miglioramento della qualità ambientale. A Napoli siamo già un passo avanti, abbiamo fatto già delle azioni che vanno in questo senso, non a caso l'appalto di pubblica illuminazione che progressivamente vedrà l'efficientamento energetico dei 70.000 pali, dei 70.000 punti luce della città, è in questa direzione. Il recente rapporto dell'Union Camere 2016 dimostra che la Campania e Napoli in particolare, nelle prime 10 regioni come Campania e Napoli nelle prime 5 città in Italia, per sviluppo dell'occupazione e dell'economia nella green economy.